Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella Mod Vita da Gangster, siamo nell'episodio di Timmy. Poco fa l'ha chiamato il fratellino Francesco, ragazzi, e ha detto che è seriamente nei guai, sta a casa. Mi ha chiesto aiuto, ha detto vieni qua che poi ti spiego, non te lo posso dire al telefono, vieni qua poi ti racconto. E quindi ragazzi, mi tocca andare là, nel deserto di Sandy Shore, capire quello che succede, perché Franklin non c'è, Tracy non c'è nessuno, ragazzi, è rimasto da solo con gli amici ed è successo un grosso guaio, così mi ha detto, un grosso guaio. Comunque io stavo qua, ragazzi, mi stavo mettendo a posto questa Nissan GT-R 33 e mi ha chiamato Francesco, ragazzi, cioè non mi ha mai chiamato in vita mia, mai un messaggio, mai niente. Ha chiamato me perché ha detto si fida, non dire niente a papà. E niente, ragazzi, andiamo a vedere. Comunque questa qua è la bestia che si è messa a posto Timmy. Nissan GTR Buspec cerchi BBS, bellissima, ragazzi. Questo pure è un pezzaccio raro, guida a destra, importata proprio dal Giappone questa, e va velocissima. Comunque guardate qua che motore splendente. Perfetto, dai, andiamo a vedere, chiudiamo tutto. Ok, sono 5 km, tanto guardate qua che gioiellino. Qua è morto qualcuno, è stato investito qualcuno. Comunque, pronti? Mamma mia, ragazzi, con le modifiche, vai Timmy e Toretto, perché ci ha messo anche le mani Toretto qua. È una scheggia. È micidiale, ragazzi. Pericolosa, ma letale al punto giusto, quindi ti sa dare tanta potenza tutto all'improvviso. Guardate qua, mamma mia, ragazzi, nel giro di 3-4 secondi i 300 rari. Nissan GTR Buspec, vecchia come auto, ma che fa, che spacca ancora tutto, ragazzi, tutto e tutti. Attenzione qua che c'è la frontiera, facciamo attenzione, non ci facciamo sequestrare la macchina, con calma, eh. Ok, ci siamo quasi. Andiamo, ragazzi. Ah, a posto. Andiamo un po', tiriamola. Madonna mia, ragazzi, 300 li abbiamo toccati. Attento, facciamo attenzione. Ok. Ok, giriamo un po' più avanti perché casa di Franklin nel deserto sta un po' più avanti. Ok. Ora dobbiamo girare, eh. Oi. Che pazzia qua in mezzo, ragazzi. Ok, siamo arrivati, giriamo. Ehi, mi stava venendo addosso quello. Vediamo un attimo che succede, ragazzi. Speriamo che non si è ferito, perché se ha detto non lo dirà a papà, un motivo c'è. Sarà qualcosa di grave. Ok. Facciamo un giro lungo. Oddio, ehi, mio Dio, ragazzi, guardate qua dove sono tutti quanti. Ed
Guardiamo un attimo quello che è successo, ragazzo. Perché qua la Lamborghini Aventador SVJ di Franklin. Mamma mia, ma cosa avete combinato? Cioè, allora, aspettate, fatemi capire. Pensiamo allora, ragazzi. Secondo me, casa libera. Ha invitato gli amici. Tutti si sono divertiti e sono arrivati a dire: ok, proviamo le macchine di Franklin. E hanno preso la Lamborghini Aventador SVJ. Francesco ha fatto qualche cazzata, ragazzi, ha fatto l'incidente e via. Mamma mia, guardate qua cosa gli hanno combinato a quello, ragazzi. Fa ridere, pensandoci fa ridere. Io ho capito perché ha chiamato noi, perché giustamente, ragazzi, siamo i fratelli maggiori e comunque lo possiamo capire, perché comunque di cazzate ne abbiamo fatte pure noi, ce l'abbiamo fatto dannare a Franklin quando Timmy era piccolo, se vi ricordate, quando facevamo i video. Peggio di lui, abbiamo fatto peggio di lui, peggio di loro abbiamo fatto, ragazzi, quando eravamo piccoli, con i motocross, con le macchine, non si capiva niente con Toretto, quindi su questo lo posso capire. Ha fatto una cazzata, ragazzi, e ci sta, quindi non c'è motivo di sgridarlo né niente, però ovviamente non lo possiamo dire a Franklin perché sennò si incazza. Allora, ora non vi preoccupate, risolviamo tutto, facciamo una cosa. Franklin sta a Cagliopelico, è andato a seppellire Marrazzo, quindi abbiamo tempo 2 giorni, ragazzi, 2 giorni. Ora facciamo una cosa, questa me la porto con me, la metto a posto, gli dico che l'ho presa io, la metto a posto e poi la riporto qua, così poi, ragazzi, quando arriva Franklin vedrà che non è successo niente, quindi la devo riparare, ci devo mettere soldi pure io, però almeno non facciamo finire nei guai a tutti quanti. Il massimo che posso fare, me la porto con me, la riparo e poi la riportiamo qua in questi giorni. Però almeno salviamo a tutti questi ragazzi che ci sta, devono fare cazzate, ne abbiamo fatte tante pure noi, quindi va bene così. Allora, ne facciamo una cosa, ma ci penso io. Andiamo un attimo al bar là, li conosco, ragazzi, vediamo un attimo se mi possono prestare un SUV, un pick up, così mi trasporto la macchina e nessuno ha visto niente. Poi se nel caso dovesse fare domande, gli dico che l'ho presa io, capito? Gli dico: papà, l'ho presa io, non ti preoccupare. Ok, ok. Ah, basta. Uè, Geremia, vedi che ti lascio la macchina fuori e mi serve un attimo il tuo pick up. Vabbè, devo trasportare la macchina, non mi di niente, ti lascio le chiavi qua, sta attento. Perfetto, ragazzi, mi vado a prendere il pick up sul retro e ci facciamo questo lavoro. Eccolo qua, ragazzi, allora ci dobbiamo accontentare di questo Nissan Safari 4x4 diesel. Vabbè, non è male, non è male. Per quello che dobbiamo fare noi non è male. Perfetto, mandalo le chiavi. Ok, perfetto. Vediamo un attimo gli interni, carini. Però adesso non ci interessano, cerchiamo un attimo di uscire da qua. Ok, preciso. Torniamo là da Francesco, prendiamo la macchina e leviamo le tracce, ragazzi, così non si accorge di niente Franklin. Nissan un Safari. Carino. Ma c'ha un sacco di anni questo. Ok, spostatevi che adesso ci penso io. Ok, ragazzi, attacchiamo. Allora io me ne vado, non dire niente, tanto risolvo io la situazione, dai. A posto, ragazzi. Vai, 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 vai. Piano piano ce la portiamo. Ok. Cioè, guardate che mi tocca fare, ragazzi. Vabbè, però ripeto, visto che Timmy pure è giovane, lo può capire, quindi l'avrebbe fatta chiunque quella cazzata, perfino lui l'avrebbe fatto se da piccolo avesse visto tutte quelle supercar, sì. Quindi Timmy può capire, Franklin no, ma lui sì. Ok. Ok, qua procede bene, a posto, ragazzi, fermiamoci allo stop. Ok.
Almeno l'abbiamo salvato, perché chissà cosa avrebbe fatto Franklin. Sicuro gli avrebbe rotto la PlayStation, sicuro lo chiudeva in casa oppure lo spediva a Caio Perico, quindi è stato meglio evitare, tanto ci metto io i soldi, aggiustiamo la macchina e tutti contenti. Però sperando che ha capito la lezione, che non deve farlo più. A posto, ragazzi, mettiamoci su questa corsia. 4 frecce attive. Ok. A posto. Va 80 all'ora, ragazzi. La Lamborghini, pure se è leggera, è pesante per questo, perché è un diesel vecchio, motore vecchio, quindi non regge, credo. Guardate qua. Ok, non so se riusciamo a fare un sorpasso, ma poco ci credo. Tanto mettiamoci qua. E va, rallenta. Ah, ma c'è pure il passo di blocco. Qua c'è un camion dietro, ragazzi. Mi tocca un attimo farlo passare. Ah, se dovete passare, passate. Ok. A posto, beh, ragazzi, ci vediamo direttamente là, se no qua ci mettiamo una vita. Ok, ragazzi, sì. È malconcia. Vediamo un attimo. Eh sì, se ne sta per cadere il paraurti. Non è il danno, non è estremo, ragazzi, però comunque c'è bisogno di sostituirlo, di cambiarlo. Vediamo un attimo se è cambiato qualcosa a livello. Qua che graffio l'ha preso. Sì, ok, ragazzi, ma va fatto un... vanno fatte un po' di cose, un po' di equilibratura. Va verniciata, sicuramente, vedete. Vabbè, rientriamola dentro prima di fare danni. Ok, perfetto. A posto, ragazzi, quindi abbiamo salvato nostro fratello per ora. Vediamo se ha capito la lezione. Dai, direi che con questo è tutto e noi sentiamo al prossimo video. Bella.